see hop. Mistletoe hung where you can see everybody tries to stop. Rocking around. Olio di gomito, olio. The spirit ring. Questa di pancetta, come mi hai visto? Ma questi struffoli senza calli di serie? Sì, i nostri. Chiara, ho un problema con le pere. A noi non piacciono i canditi, però alla gente piacciono. Ma no, ma alla gente piacciono pure questi. Ma chi ha? Uno che non ne capisce niente. Ma... prendiamo il brigante. La schiumetta per la farina in eccesso, se tu togli la farina in eccesso non fa nessuna schiumetta, no, ma lo fa, ma se questa mi vengono le mie cose perciò. Perché abbiamo deciso di cucinare insieme? Tu hai con mano in danza là. Limo. Pago tutto io, ragazzi. Ma già l'ho detto io. Ah, è un peccato. Vabbè, fai tu. Salviamo il brocco. Salviamo il brocco. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. Sala le acque. Sala le acque. Sale. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. È una ricetta non dello chef Ramsay, ma del mio amico Alessandro. Oh, Alessandro, come fate i cucini in Baddi là? Io sono della scuola del Gricco, tu? Jingle bell chime and jingle bell time. Prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Come si fa a mangiare loco? Io sto anche io. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Rustico con pere, noci e pancetta, pecorino impanato e poi una patata in caduto, una patata arravogliata. Allora, gnocchetti di pane al tartufo con funghi, salsiccia e pomodorini del Piemonte. Questo è il chicken fillet di chef Gordon Ramsay, è un petto di pollo impanato in una maniera particolare con un po' di parmigiano, un po' di pepe, una panatura un po' particolare, poi messo un pomodorino saltato con un po' d'aglio e poi messo al forno con la mozzarella. Sì.
questi sono gli sdruccioli. Gli sdruccioli. Oh, però poteva mancare Natale senza struccioli. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno. Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Buon Natale! Buon Natale! Signore, basta strofinare così, una girata di così, e poi dopo, guardate, il pavimento è pulitissimo. Dove l'hai comprata? Vendita in tutti i negozi, Commentoni e Mappini. Questo è un microfono, diciamo, di spessore. Dobbiamo intervistare le commensali. Lei quando è disposta a pagare per questa cena? Per questa cena? Diciamo tre opzioni, 0, 10 o 30 euro. No, anche 50. No, abbiamo sbagliato. Seconda commensale, lei quando è disposta a pagare per questa cena? Lei mi ha fatto l'alternativa 0. 0, 10, 30. Io 30. Però metterei altri 30 per la simpatia e per la vostra creatività. Un prezzo! E beh, il pic scoccherebbe un applauso, lo mettiamo sotto registrato. Lei?
Io non conoscevo questo ristorante, però in realtà sono andata abbastanza bene. Ma se, quindi... un poco di salamiento e di meno. Vabbè, l'abbiamo messo nel microfono, sì. Questo è più saporito. Io ho 30 euro, più 20 di mancia. Grazie, grazie. Lei è un commensale molto critico. Quanto è disposto a pagare per questa cena? 0, 10 o 30 euro? Io pagare niente. Dovresti pagarmi molto. No, ma se dovesse pagare... Se le avessero a un ristorante, quanto pagherebbe? 30 euro, vabbè. A 30 euro, ce la siamo noi. Un giudizio in moneta questa cena. 0, 10 o 30 euro, secondo lei? Quanto è disposto a pagare? 30 euro anche la signora. Qui vediamo il signore distinto. Distinto, lei cosa dice? Io devo fare un apprezzamento generale su tutto, però per quanto riguarda la monetizzazione non dovrei esprimermi, sai perché? Perché questo non vale solo il fare cento. E qui non lo mettiamo registrato, applauso scontato da tutti. Adesso passiamo qui al signore, considerato che lei cosa esprime per questa cena? È disposto a pagare 0 euro, 10 euro, 30 euro? Ha gradito? Gradito, è un ottimo che vale più di 30 euro. Più di 30 euro anche il signore, un applauso. Allora lei adesso ha gradito la cena, quindi volevo sapere a quanto ammonta il suo apprezzamento a questa cena? 0, 10 o 30 euro? 30 euro. 30 euro anche alla cena. Lei che viene dall'estero. Dall'estero. Lei ha gradito questa cena e in rubli che prezzo darebbe a questa cena? Ci può pensare, ci può pensare. 2000 rubli, che in euro? 50 euro. 50 euro. Signori, arrivederci alla prossima puntata di Real Fan. 1, 2, 3, 4. Solo per fare.